Stiamo onestando perché l'ingegnere Scura ha ridotto le prestazioni ai calabresi da 12 prestazioni per abitante. Lui ha riducendo il capitolo di bilancio nel nostro settore, vuole ridurre queste prestazioni a meno di 6 prestazioni per abitante. Significa ridurre i fabbisogni, ridurre, non dare la possibilità ai calabresi di curarsi. Questo avviene attraverso, più che un taglio dei fondi, attraverso lo spostamento di fondi. I fondi rimangono invariati. Questa è la cosa, la cosa tragica. Il problema è che lui non riduce la spesa, lui sposta la spesa dalla specialistica ambulatoriale, che è quella più prossimale al paziente, verso le case di cura, dove invece bisogna ricoverarsi e dove le prestazioni costano di gran lunga di più. Ma le prestazioni che verranno ad essere ridotte sono le mammografie, ma anche gli ecocolor Doppler, le visite cardiologiche, la banale glicemia. Ecco, tutte queste prestazioni vengono ridotte e vengono francamente, sono quelle di cui i calabresi hanno maggiore bisogno. E la cosa ancora più grave che ha fatto Scura con questa operazione è quello di non tenere conto che in questo settore lavorano 3.200 persone, ci sono 380 strutture private accreditate ed il rischio è che ci possono essere con questa operazione innumerevoli posti di lavoro in pericolo, e per questo siamo venuti qua a manifestare. Per questo insieme a noi ci sono oggi anche CGL, CISL e UIL, c'è la Confindustria, c'è un arco ampio di delle forze più ampie che si potevano raccogliere francamente. Allora, siamo qui per difendere il diritto alla salute dei cittadini, siamo qua per difendere i posti di lavoro di personale altamente qualificato nelle nostre strutture, che sono 400 circa in tutta la regione. C'è personale, dottori di ricerca, specialisti, laureati, che chiaramente, se licenziati, difficilmente troveranno una ricollocazione nella regione Calabria. Ma siamo qui soprattutto anche in qualità di calabresi a cui viene sottratto quotidianamente il diritto alla salute. Noi rappresentiamo la specialistica ambulatoriale, cioè rappresentiamo la prevenzione, eroghiamo esami di laboratorio, TAC, risonanze magnetiche, medicina clinica, quindi branchi a vista e fisiokinesiterapia. Il commissario Scura ha prodotto un decreto, il decreto 32 del 2017, in cui stabilisce che il fabbisogno minimo per i cittadini calabresi è di 12 prestazioni ad abitanti per la specialistica ambulatoriale. Bene, nel 2016 sono state erogate insieme, pubblico e privato accreditato, soltanto 9, mediamente in tutta la regione. Quindi siamo già di fronte a un settore che è fortemente sottofinanziato ed è un settore che è fondamentale per la prevenzione. Ora, nonostante siano questi i dati ufficiali, il commissario Scura decide di sottrarre ulteriori risorse alla prevenzione e spostarle nell'ospedalità privata, quindi vuole ridurre la prevenzione e incentivare i ricoveri. È evidente che questa è una cosa che quest'atto è un atto illegittimo. Come si tradurrà? Si tradurrà nel fatto che già da luglio non ci saranno più risorse per la prevenzione. Tutti i cittadini che si recheranno da noi nelle strutture, anche se esenti, anche se hanno il diritto di non pagare, non potranno vedere accettate le loro impegnative. Allora, il commissario Scura ha cercato di giustificarsi dicendo che aveva potenziato il pubblico per poter erogare di più. Questo non è vero. Quando è stato pubblicato il precedente decreto era già novembre e i dati della produzione pubblico e privato erano già noti ovviamente alla struttura commissariale, e questi dati dimostravano che insieme eravamo ancora insufficienti come risorse a soddisfare questo fabbisogno. Poiché noi abbiamo attaccato questo decreto, e chiaramente per l'anno scorso il danno non c'è stato sui cittadini perché eravamo già ormai a novembre e quindi le prestazioni erano state comunque già tutte erogate, noi abbiamo attaccato questo decreto, abbiamo rilevato dei profili di legittimità, e allora il commissario Scura per quest'anno ha deciso di cambiare strategia e di spostare prestazioni invece che risorse. Quindi ha addebitato a questo settore, che è già carente, una serie di prestazioni che sono erogabili esclusivamente dalle case di cura. Questo comporterà la riduzione di circa 20 milioni di euro sul settore su un totale di 60. Quindi
Oggi noi chiudiamo come manifestazione di protesta. Dal giugno luglio saremo chiusi perché non saremo più nelle condizioni di poter erogare per conto dei cittadini. E ripeto, è chiaro che questo è un danno che va esclusivamente soprattutto a carico degli esenti, cioè degli indigenti. Addirittura in un rapporto recentissimo di Demoscopica del 2018 si evidenzia che sono proprio gli indigenti quelli che rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe, perché non hanno ovviamente soldi per pagare le prestazioni, le prestazioni di tasca proprie. Non solo questo, la Regione Calabria risulta al primo posto per cause e per sentenze sfavorevoli che hanno comportato un costo di 15 milioni di euro alla Regione per il pagamento appunto alle strutture e degli interessi di cose non pagate. Ora, nel caso in questione, tutti i decreti del commissario Scura sulle risorse di specialistica ambulatoriale sono stati annullati dal TAR. Il DCA 25 2016, il DCA 140 2015, il DCA 85 2015, il DCA 68 2014. Cioè il commissario ripropone puntualmente dei decreti che vengono annullati dal TAR, ma dopo questo annullamento non effettua nessuna attività di ripristino e di correzione, per cui scatena a cascata una serie di ricorsi per il rimborso delle prestazioni che sono state erogate ma non sono state riconosciute. Quindi, questo concretamente significa che da giugno-luglio solo prestazioni a pagamento? Solo prestazioni a pagamento. Questo significa che nel momento in cui finiscono le risorse per lavorare per conto del sistema sanitario regionale, qualsiasi impegnativa in esenzione o non in esenzione non può che essere rifiutata. Dopodiché, cioè, un altro punto da sottolineare è che il commissario vuole mettere in contrapposizione pubblico e privato accreditato. Questo non è vero, non esiste nessuna contrapposizione, noi lo vediamo a supporto del pubblico, lavoriamo insieme e insieme non siamo abbastanza potenziati per soddisfare tutte le richieste del fabbisogno. Ribadisco che tra l'altro le cosiddette 12 prestazioni per abitanti che Scura ha stabilito che debbano essere erogate in Calabria sono già di per sé un fabbisogno ridotto ai minimi termini, perché nelle altre regioni vengono erogate 18-20 prestazioni per abitanti. In che cosa si traduce questa, diciamo, sofferenza della prevenzione? Si traduce nel fatto che nell'Istat siamo al primo posto come tasso, come incidenza di patologie croniche, acute e infiammatorie, perché è evidente che se si, diciamo, strozza, si soffoca la prevenzione, poi aumentano i ricoveri e aumentano le patologie. Per intanto la Regione, già nei giorni passati, il Presidente Oliverio ha incontrato le rappresentanze degli operatori della specialistica ambulatoriale. E c'è anche da sottolineare che nello specifico questi due decreti, il 70 e il 72, come si vede dagli atti, non sono stati né istruiti né tantomeno sottoscritti dal Dipartimento regionale. Quindi c'è una paternità unica, è una responsabilità esplicita che ricade solo ed unicamente nella funzione e nelle prerogative del commissario. La Regione, anche stamattina, la Presidenza della Regione è qui anche a testimoniare una fortissima preoccupazione. Sul comparto della specialistica ambulatoriale sono anni ormai che c'è un contenzioso corposo su cui la Regione nei prossimi mesi e nei prossimi anni rischia di pagare un danno salatissimo, ma soprattutto c'è una mancanza di offerta di servizi perché si sta procedendo come con tagli lineari, senza una verifica di merito, senza una pianificazione, senza nessun tipo di concertazione, perché insomma non si può dalla sera alla mattina mettere in moto processi che sono oltretutto molto confusi. In queste ore si sono mandate anche note alle aziende in cui si è chiesto di non sottoscrivere i contratti, c'è una vera e propria Babele. E su questo io sottolineo ancora, la Presidenza della Regione è fortemente preoccupata. E come agire nei prossimi giorni? A partire da domani ci sarà il tavolo di monitoraggio dei ministeri affiancanti. Noi ci auguriamo in questi giorni anche pre-pasquali, il Dipartimento ha lavorato sodo con le aziende per evitare un ulteriore disastro, perché rischiavamo di ritornare
in disavanzo per l'equilibrio finanziario 2017, dopodiché nei prossimi giorni non c'è dubbio che c'è anche bisogno di ritornare politicamente sulla vicenda.